senatore De Poli appoggia a livello istituzionale oltre che personale la candidatura del volontariato a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Non era mai accaduto. Qui in Senato oggi abbiamo presentato la candidatura appunto del volontariato a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO e credo che questo sia un grande riconoscimento ai milioni e milioni di volontari che hanno partecipato non solo quest'anno purtroppo all'anno di pandemia, ma con attenzione, con l'aiuto alle figure più deboli della nostra società, con attenzione verso chi aveva bisogno, ma anche con un sorriso, con una carezza, con il cuore, con l'anima a supporto di tutta la nostra popolazione. Chi non conosceva il volontariato in quest'anno l'ha conosciuto. Allora vorrei dire a questi milioni di persone che danno il proprio tempo, il proprio cuore, come dicevo prima, la propria anima, la propria professionalità agli altri gratuitamente, dobbiamo riconoscergli un qualcosa di importante. Questo riconoscimento dell'UNESCO credo che sia un riconoscimento internazionale, importante e fondamentale per tutti i volontari e l'abbiamo lanciato qui dal Senato, la seconda istituzione dello Stato e credo che questa sia l'attenzione che abbiamo voluto dare anche come fattore istituzionale a tutti questi milioni di persone. Cito due parole del presidente Mattarella che l'ha detto proprio a Padova il 7 febbraio del 2020. Il volontariato è energia irrinunciabile della società, un patrimonio generato dalle nostre comunità che si riverbera sulle nostre vite. E credo che questo dia la dimostrazione dell'attenzione del nostro Presidente della Repubblica rispetto al mondo del volontariato. Al volontariato va riconosciuto il ruolo di soggetto strategico per una politica di ripresa e resilienza. La nostra targa del Senato, che è l'attenzione che l'istituzione vuole dare al mondo del volontariato, oggi qui nella sua candidatura a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.